Dopo il primo nel 1987 e nel 1990 Maradona ha vinto due scudetti col Napoli, ma soprattutto ha offerto uno spettacolo straordinario del quale rivediamo ora qualche momento entusiasmante. Nasce il 30 ottobre 1960 nel povero quartiere Villa Florito di Buenos Aires. Ragazzino, deve giocare per strada, tra macchine e passanti. Perciò si abitua a manovrare la palla in piccoli spazi. Per le sue doti mirabolanti gli appioppano il soprannome Pibe de Oro, ragazzo d'oro. Come già il grande Pelé, a soli 16 anni, Maradona viene chiamato a giocare nella nazionale argentina. L'avventura successiva lo innalza a idolo e santo intoccabile di Napoli, che per lui diventa la seconda patria dopo l'Argentina. Dai mortaretti del San Paolo e dalla sfrenata euforia degli spogliatoi ai fuochi d'artificio al mare, oltre 100 i chilometri di nastri stesi fra i palazzi, 4.000 palloncini, migliaia di striscioni, molti dei quali dedicati al Milan di Berlusconi.